Ed è collegata con noi Ilenia Garofalo. Ciao Ilenia, buon pomeriggio, buona mattina, buongiorno, come stai? Bene, sono molto emozionata stamattina di essere qui con voi. Mi sentite? Grazie Ilenia. Ti sento lontanissima, non so se è un problema mio o è magari il tuo microfono che è un po' lontano. Proviamo con le cuffie, magari. Ecco, facciamo una prova così. Eccoci. Ok, Ilenia, vabbè, andiamo avanti, tanto i nostri tecnici in regia sicuramente riusciranno a sistemare il tutto. Allora, Ilenia, sono molto contento di conoscerti. Ho conosciuto la tua storia tramite la chiacchierata che abbiamo fatto con il rettorato e magari sarebbe bello, se ti fa piacere, raccontarci brevemente l'esperienza difficile che hai vissuto e naturalmente anche la tua capacità di reagire a quella che è di fatto una cosa piuttosto grave che ti è capitata. Sì, io ero una studentessa come tutti, spensierata, felice, avevo iniziato appunto da pochi mesi la mia vita universitaria, quindi un nuovo mondo stupendo. E a febbraio del 2019 stavo rientrando a casa quella mattina e niente, un signore anziano mi ha investito sulle strisce, mi ha travolto sulle strisce. E da lì è iniziato il mio calvario, letteralmente, perché fortunatamente non ricordo niente di quel momento, però è viva per miracolo e sono tante cose che, vabbè, non sto qui a raccontare. Comunque sono viva, quindi questa è la cosa più importante sicuramente. E niente, oggi diciamo sono grata alla vita, sono per avermi dato una seconda possibilità. Sono grata alla vita per essere, diciamo, per poter continuare a sognare, poter continuare ad avere la possibilità di fare tutto sostanzialmente. Diversamente, sicuramente, ma con tanta forza, appunto, con questa serendipità di cui stiamo parlando questa mattina, tutto si può fare piano piano. Ilenia, tu hai così subito questo piccolo, grave momento di pausa, poi hai ripreso a studiare. Si può dire che un momento così difficile per te abbia rappresentato la consapevolezza di una nuova vita e ti abbia dato un'energia che magari prima non sapevi neanche di avere? Sicuramente la cosa che mi dico sempre è stato il fatto che ero una persona molto metodica, tutto doveva essere sempre programmato, invece questa cosa mi ha messo di fronte al devi cercare di andare avanti con le tue energie, con i cambiamenti soprattutto, quindi mi ha messo davanti a un grande cambiamento. Ero molto brava nello studio, sempre stata molto brava a scuola. E avere, diciamo, con tutte le mie difficoltà che sono venute, che all'inizio non avevo accettato assolutamente, è stato un po', ecco, la cosa più, diciamo, che mi ha colpito di più è stato accettare questo grande cambiamento, non solo esteticamente, anche proprio dal punto di vista cognitivo. E devo dire grazie, ringraziare tantissimo il fatto che ho scelto un percorso che mi è sempre piaciuto, quindi devo ringraziare la passione e i professori che sono stati fantastici con me dal primo momento, non mi hanno mai fatto sentire diversa. Ecco, questo sicuramente mi ha dato tanta, tanta forza. Ecco, la tua Quindi forza è per noi veramente una grandissima opportunità per apprezzare la vita e apprezzare l'insegnamento che ci stai trasmettendo, ma anche per apprezzare te, perché continui i tuoi studi in disegno industriale all'Università di Firenze e naturalmente noi siamo contenti di festeggiare al più presto anche i tuoi traguardi. E io volevo leggerti, perché non lo sai, c'è una motivazione anche che viene accompagnata al premio. Tu l'hai ricevuto il premio, vero? allora, fisicamente no, ancora non è arrivato a casa, quindi ho solamente una stampa, diciamo, per rievocarlo. Ancora non è Ok, arrivato. Aspettavamo ti il premio. arriverà comunque un premio bellissimo, dopo te ne parlo. C'è però la motivazione che è questa. Nel 2019 Ilenia è stata investita sulle strisce pedonali. Al risveglio dal coma, Ilenia è dovuta ripartire da zero, imparare a bere e a mangiare, a camminare, a parlare, ma soprattutto ha dovuto accettare un'immagine di sé che non le corrispondeva.
Nonostante le innegabili difficoltà, ha ripreso a sorridere con gli occhi, come dice lei, e ha trovato la forza di ricominciare portando a termine i suoi studi. Con questo premio vogliamo esserle vicini e ringraziarla per la forza e il coraggio che in questi anni ha testimoniato con tenacia e resilienza. Il premio vuole essere anche un'occasione per augurarle un futuro di cambiamento e di serendipità, in cui si potranno aprire nuove strade e direzioni di vita. La rettrice Alessandra Petrucci. Quindi, veramente, delle parole bellissime e che noi condividiamo in pieno. Penso che siano particolarmente emozionanti per noi che le abbiamo ascoltate, per me che l'ho letto, per te che le ascoltate, sicuramente devono avere un effetto importante. Grazie, grazie, davvero di cuore. Spero piano piano di ritrovare, ecco, sicuramente il sorriso, come dicevi te stamattina, regalate un sorriso, è la cosa che non ci costa nulla, davvero. E questa cosa mi ha fatto soffrire tanto. Io non ho mai smesso di sorridere con gli occhi, perché i miei occhi parlano, per fortuna. Però fare un sorriso è la cosa che forse adesso mi manca di più. E quindi questa cosa spero che piano piano il tempo possa ritornare, però sicuramente dentro c'è. Quindi Ci hai grazie di trasmesso le stesse sensazioni di un sorriso bellissimo, quindi le tue parole equivalgono a un sorriso bellissimo che abbiamo ricevuto. E per te invece, te lo stavo accennando prima, c'è anche un premio, il manufatto che viene realizzato dagli artigiani di Polilop, lo hanno disegnato, lo hanno realizzato per te e per tutti i premiati che incontreremo e che stiamo incontrando in questo tour 2022, quindi non l'hai ancora ricevuto fisicamente. Ma ti arriverà tra poco. In più ti dico che anche Stabilo, un nostro partner, amico da sempre, ha deciso di mandarti un po' dei propri prodotti, quindi avrai sicuramente tanto materiale, tanti articoli per colorare le tue ore di studio e naturalmente anche quelle del tempo libero. E in più voglio esagerare, quest'oggi abbiamo anche un corso in social media marketing e comunicazione web che ti è stato donato da TreeWeb, del gruppo MAC, professionisti nella formazione che metteranno a disposizione i propri esperti proprio per darvi e dare a te e anche agli altri delle opportunità di crescita da questo punto di vista che insomma non fanno mai male. Quindi Ilenia, tante cose belle tutte per te. grazie di cuore, davvero. Grazie, grazie, grazie. E forza sempre, non arrendersi mai, ragazzi, perché non si ferma nessuno. Dov'è? Capovolto Ok, però, vabbè. che vuoi? Non si ferma nessuno. Bellissimo così. Senti, noi abbiamo un'altra sorpresa per te, che ieri mi hanno dato la possibilità di vedere il cortometraggio che racconta un po' la tua esperienza, che si chiama La vita addosso. E dura 15 minuti, non abbiamo la possibilità di farlo vedere ora, però ho pensato di metterlo in coda a questa diretta, quindi tutti gli amici che stanno seguendo e che hanno voglia di conoscere meglio la tua storia e di dedicarsi così alla visione di questo cortometraggio, in coda, subito dopo la chiusura di questa tappa, di questo talk, potranno vedere per intero il cortometraggio che ti vede protagonista la tua storia. Quindi un piccolo omaggio a chi ha dedicato del tempo, a chi si è dedicato per questo lavoro che abbiamo apprezzato tantissimo.